Impatta con moto contro il muro, morto il 15enne di Crotone. È deceduto questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte di venerdì scorso nelle vie della frazione Papanice di Crotone, Carol Rizza. Il 15enne crotonese era alla guida di una moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un muro. Sulle cause dell'incidente sta svolgendo accertamenti la Polizia di Stato, anche se al momento dell'arrivo della squadra volanti sul luogo dell'incidente non è stato trovato alcun mezzo lungo la strada. L'impatto contro il muro è stato violentissimo. Il 15enne ha riportato gravissime lesioni e per questo è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone e da qui, considerate le sue condizioni, trasferito in ambulanza nella notte al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. La morte di Carol Rizza, che era figlio unico, ha lasciato sgomenta l'intera comunità. Il parroco ed il consiglio pastorale hanno deciso di annullare i momenti civili della festa patronale di San Pantaleone. Paraguay espelle due presunti affiliati all''Ndrangheta. Il Paraguay ha espulso due italiani identificati come presunti membri dell''Ndrangheta, arrestati in un porto a 250 km dalla capitale, Asunción. Lo hanno annunciato le autorità di sicurezza. I due indagati, che portano lo stesso nome, Giuseppe e Giorgi, sono cugini di primo grado di 22 e 26 anni. Sono stati accompagnati su un volo a Asunción-Madrid per essere consegnati all'Italia nella capitale spagnola, ha detto ai giornalisti il capo dell'Interpol Paraguay, Carlos Duré. I due uomini viaggiavano su un furgone nel porto di Rosario quando sono stati arrestati mercoledì scorso. Non facevano turismo in Paraguay e avevano piuttosto un obiettivo criminale, ha ipotizzato Duré, parlando di possibili contatti per esportare cocaina in Europa. Secondo la Polizia europea, negli ultimi 3 anni sono arrivate nel vecchio continente del Paraguay circa 40 tonnellate di droga. Giovedì è stato espulso anche un brasiliano che viaggiava con i presunti mafiosi per essere consegnato alle autorità del suo paese. Ora è stato arrestato anche un paraguayano. Processo Rinascita Scotto in appello. Dopo le richieste di condanna, iniziate le arringhe delle difese. Dopo le richieste di condanna da parte della DDA di Catanzaro, nell'ambito del processo di secondo grado Rinascita Scotto, nato dal filone in abbreviato, sono iniziate oggi le arringhe difensive. Oggi sono state trattate le posizioni di Francesco Antonio Pardea, avvocato Renzo Andricciola, Domenico Pardea, avvocato Domenico Scalamogna, Morgese, avvocato Santino Cortese, Francesco e Pasquale Gallone, avvocato Paride Scinica. Il calendario delle udienze resta fitto anche nel periodo estivo. Nelle scorse udienze erano state avanzate le richieste di condanna da parte della Procura Antimafia di Catanzaro. Si tratta del troncone di inchiesta che è in primo grado del maxiprocesso contro l''Ndrangheta del Vibonese, che si era chiuso per coloro che avevano optato per il rito abbreviato. Prosegue invece il processo per gli imputati che hanno scelto il rito ordinario e che è in corso all'aula bunker di Lamezia Terme, dove, dopo la requisitoria della procura, la parola è agli avvocati difensori. Nell'aula bunker di Catanzaro, il PM Anna Maria Frustaci, dopo la sentenza del novembre 2021, aveva sollecitato alla Corte 74 condanne per tutti gli imputati coinvolti nel processo e in particolare la conferma delle condanne già emesse e la riforma delle assoluzioni che erano state pronunciate in primo grado. Dopo le arringhe degli avvocati difensori, si riunirà la Camera di Consiglio per la sentenza attesa in autunno. Doppio sequestro a Guardavalle, nel mirino rifiuti incontrollati e carrozzeria priva di autorizzazioni. Proseguono le attività di indagine dei militari della Guardia Costiera di Soverato in materia di tutela dell'ambiente. Secondo quanto riportato in una nota stampa, nella sola giornata del 13 luglio, militari della Guardia Costiera di Soverato, congiuntamente al personale del servizio tematico Suolo e Rifiuti del Dipartimento di Catanzaro e del Centro Regionale Coordinamento Controlli dell'ARPACAL, hanno ispezionato due attività industriali nel comune di Guardavalle. Nella prima, adibita ad autocarrozzeria ed autolavaggio, è stata riscontrata la totale assenza di sistemi di raccolta delle acque prodotte dal processo di lavorazione, nonché la mancanza di sistemi di aspirazione dei fiumi. Tali gravi irregolarità, che causavano la diretta immissione nell'ambiente di tutti gli scarichi dell'azienda, associate all'assenza dell'autorizzazione unica ambientale, hanno determinato le condizioni per l'immediato sequestro dell'intera attività e la denuncia a piede libero del titolare della stessa.
Nel secondo opificio industriale, ubicato nello stesso comune, è stata riscontrata la presenza di 261 metri cubi di rifiuti speciali, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi, tra cui cemento armato derivante da demolizioni, frammenti di lastre e di vetroresina, materiale ferroso ed altro. Tutti raccolti in un'area non pavimentata e non idonea al loro stoccaggio, tanto da configurare l'ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti ed inquinamento delle acque superficiali e del suolo. In questo secondo caso si è proceduto con il sequestro di tutti i rifiuti e al fine di evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori e più gravi conseguenze, con precise indicazioni da seguire per la rimozione degli stessi e la messa in sicurezza dell'intera area interessata, che ha un'estensione di circa 174 metri quadri, è stato quindi disposto che la rimozione dei rifiuti dovrà essere affidata ad una ditta regolarmente iscritta nelle apposite sezioni dell'albo dei gestori ambientali. Dovrà essere effettuata previa separazione per categorie omogenee e classificazione degli stessi. Ed inoltre, nel caso di conferma della presenza di rifiuti pericolosi, dovrà essere eseguita dalla verifica per mezzo di prelievo di campioni di terreno della potenziale contaminazione del suolo per valutare eventuali ulteriori attività di bonifica necessarie. Processo basso profilo su legami fra cosche e imprenditori, 35 condanne e 12 assoluzioni. 35 condanne e 12 assoluzioni è la sentenza emessa oggi dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito del processo Basso Profilo, un procedimento incardinato dalla DDA di Catanzaro, incentrato su presunti intrecci illeciti tra le cosche di 'ndrangheta del Crotonese e il mondo dell'imprenditoria. 30 anni di reclusione sono stati inflitti all'imprenditore Antonio Gallo, che il pubblico ministero Paolo Sirleo, durante la requisitoria, ha definito soggetto servente alle cosche, un uomo che ha costruito un sistema di società cartiere il cui unico scopo era quello di produrre fatture. Gallo era accusato, tra l'altro, di associazione mafiosa. A 30 anni è stato condannato anche Umberto Gigliotta, imputato per associazione per delinquere, semplice aggravata dal metodo mafioso. 6 anni e 8 mesi sono stati inflitti a Ercole D'Alessandro, all'epoca dei fatti, luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio al nucleo di polizia economico-finanziario GICO, sezione GOA di Catanzaro, accusato di associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso, corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, traffico di influenze illecite, accesso abusivo a un sistema informatico, false attestazioni o certificazioni. Truffa militare. Assolta l'ex presidente dei giovani industriali di Crotone, Glenda Giglio, imputata per concorso esterno in associazione per delinquere semplice aggravata dal metodo mafioso e trasferimento fraudolento di valori aggravate dal metodo mafioso. Assolti anche il figlio di D'Alessandro, Luciano, l'ex consigliere comunale di Catanzaro, Tommaso Brutto, e il figlio ed ex consigliere di Simeri Crichi, Saverio Brutto. Lamezia, omicidio e sparatoria a Piazza Borelli, 2 condanne in primo grado. 18 anni e 8 mesi per Claudio Paola e 12 anni e 4 mesi per Antonio Monteleone. Si chiude il processo di primo grado con rito abbreviato per i due imputati coinvolti nella sparatoria avvenuta in Piazza Borelli lo scorso 7 marzo 2022 e che è costata la vita a Luigi Trovato, di 52 anni, e il ferimento di altre 2 persone. Il processo si è celebrato davanti al GUP di Lamezia Terme, Domenico Riccio. Nei mesi scorsi la procura, guidata da Salvatore Curcio e rappresentata in aula dal PM Giuseppe Falcone, aveva all'epoca chiuso le indagini notificando l'avviso di chiusura indagini ad Antonio Monteleone e Claudio Paola, rispettivamente difesi dall'avvocato Armando Chirumbolo e dall'avvocato Giacomo Iaria, indagati per concorso in omicidio e porto d'armi abusivo e altre 3 persone. Si chiude così con la sentenza di condanna, con la concessione delle attenuanti generiche e specifiche invocate dalla difesa, il primo grado. Stando alle ricostruzioni dei magistrati, Claudio Paolo e Antonio Monteleone sarebbero responsabili dell'omicidio di Trovato e del ferimento di altre 2 persone. Già nelle prime ore dopo il delitto, Paola e Monteleone, che si sono costituiti nella caserma dei carabinieri, avrebbero spiegato infatti che alla base della sparatoria vi era stato un litigio con l'altro gruppo. Operazione Imperium, GIP conferma carcere per 3 vibonesi coinvolti. Il GIP di Vibo Valentia, Barbara Borrelli, ha confermato il carcere per i 3 vibonesi coinvolti nell'operazione Imperium.
Solo per uno di loro, Assunto Natale Megna, padre del collaboratore di giustizia Pasquale, ha convalidato il fermo della DDA di Catanzaro, mentre per gli altri due indagati, Francesco Mancuso alias Bandera e Domenico Cupito, ha emesso un'ordinanza di custodia sempre in regime carcerario. Il giudice successivamente ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, trasmettendo gli atti al GIP distrettuale di Catanzaro, che avrà 20 giorni per emettere una nuova ordinanza. Nell'inchiesta Imperium condotta dallo SCICO della Guardia di Finanza e coordinata dalla DDA di Catanzaro e che ha riguardato il controllo da parte di una cosca di 'ndrangheta di alcuni villaggi turistici nella Costa degli Dei, in provincia di Vibo Valentia, risulta raggiunto da un analogo provvedimento di fermo, Paolo Mercurio di Marcellinara, comparso davanti al GIP di Catanzaro. In tutto gli indagati sono 48, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e favoreggiamento alla latitanza. Omicidio di Antonino Loiello e Girocarne, a giudizio il figlio. Sarà processato con il rito abbreviato condizionato Walter Loiello, 28 anni, di Girocarne, accusato dell'omicidio aggravato e premeditato ai danni del padre Antonino Loiello, nonché del reato di occultamento di cadaveri in concorso con altre persone, al momento ancora ignote. Il GIP del Tribunale di Vibo Valentia, Barbara Borelli, ha infatti emesso la richiesta di un processo con rito alternativo condizionato, così come chiesto dal difensore di Walter Loiello. L'avvocato Caterina De Luca. Il processo si aprirà il 23 dicembre prossimo e la scelta del rito abbreviato consentirà all'imputato di usufruire dello sconto di pena, pari ad un terzo in caso di condanna. Rinvenuta piantagione di marijuana, arrestato 49enne. Nei giorni scorsi, a Canolo, i carabinieri della stazione di Agnana e i militari dello squadrone Liportato Cacciatori di Calabria hanno arrestato un 49enne già noto alle forze dell'ordine per produzione, traffico e detenzione di canapa indiana, in quanto ritenuto responsabile della coltivazione di una piantagione di marijuana composta da circa 100 piante con infiorescenze di altezza variabile tra i 100 cm e i 180 cm. Nello specifico, i militari dell'Arma, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno individuato una piantagione di marijuana in due piazzole, protetta da fitta vegetazione e irrigata da un impianto a goccia. A seguito di attività di osservazione, gli operanti hanno successivamente identificato l'uomo, intento alla cura della piantagione. Le piante di canapa e le attrezzature necessarie alla coltivazione, previo campionamento, sono state sequestrate e distrutte in loco, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Auto con a bordo una famiglia impatta contro un camion, interviene l'elisoccorso. Pauroso incidente sull'autostrada del Mediterraneo, direzione sud, nel tratto tra Mileto e Rosarno. Un'auto è andata a sbattere contro un camion fermo. Secondo le prime ipotesi, il conducente, a causa di un colpo di sonno, avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro il mezzo pesante. La famiglia stava rientrando da Roma. I genitori hanno riportato entrambi politrauma, mentre i due figli sono fortunatamente illesi. I due adulti sono stati inizialmente trasportati in ambulanza all'ospedale di Polistena. Successivamente la donna, vista la gravità delle lesioni, è stata trasferita in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Ponte sullo Stretto, primo incontro tra Occhiuto e Ciucci a Reggio Calabria. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha incontrato presso gli uffici del Consiglio regionale a Reggio Calabria l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Il ponte sullo Stretto rappresenta una grande opportunità per la Calabria, per il Mezzogiorno, ma soprattutto per l'intero paese, ha affermato il presidente della regione, Roberto Occhiuto. Il governo di centrodestra è determinato ad andare avanti per raggiungere l'obiettivo che si è prefissato e noi sosteniamo convintamente questa battaglia. Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro per le infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini, e la compagine governativa di Forza Italia, guidata dal vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, per l'importante lavoro fatto in questi mesi. Il ponte collegherà due regioni che insieme fanno quasi 7 milioni di abitanti. Diventerà conveniente portare l'alta velocità ferroviaria in Calabria e in Sicilia e tante imprese decideranno di investire nei nostri territori, portando occupazione e opportunità di sviluppo. E poi ci sono tutte le infrastrutture complementari, che proprio grazie al ponte avranno ancora di più l'avallo del governo nazionale.
In Calabria, ad esempio, già negli scorsi mesi abbiamo avuto 3 miliardi di euro per la strada statale ionica e ho chiesto all'esecutivo altri 2 miliardi per completare alcuni lotti dell'A2. Più in generale, una grande opera come quella che ci accingiamo a realizzare avrà una ricaduta positiva sull'intera comunità calabrese con la valorizzazione dei porti, a partire da Gioia Tauro, degli aeroporti, delle realtà turistiche e imprenditori della nostra regione. Il ponte sarà un incredibile attrattore di investimenti, ciò di cui abbiamo bisogno per far ripartire i nostri territori e per giocare da protagonisti la partita che l'Italia condurrà nei prossimi anni sul Mediterraneo. Area sempre più strategica nello scacchiere internazionale. Ringrazio Pietro Ciucci per l'incontro odierno, sono certo che lavoreremo bene insieme, ha sottolineato Roberto Occhiuto. Parto in ambulanza a Falerna, Ferrari, dimostrazione che equipe medica completa sia fondamentale. Oggi per tutti gli operatori del 118 della SPA di Catanzaro è un giorno di festa per la nascita della piccola Jeanette, venuta alla luce all'interno di una nostra ambulanza, grazie al tempestivo ed efficace intervento dell'equipe medicalizzata della PET di Falerna. Ad affermarlo è Saverio Ferrari, delegato provinciale SMI, che aggiunge: tutto si è svolto nel migliore dei modi dall'inizio della missione data dagli operatori della centrale operativa del 118 di Catanzaro, fino al parto in ambulanza e poi all'arrivo nel pronto soccorso di Lamezia Terme, dove madre e figlia sono giunte in piena sicurezza per il proseguo dei dovuti accertamenti sanitari. Ciò premesso, prosegue, appare sempre più chiaro è che solo un'equipe del 118 completa, medico, infermiere ed autista, possa dare la giusta risposta sul territorio a chi ha bisogno in urgenza ed emergenza. Eventuali protocolli, telemedicina o altro, sono modi poco corretti, a giudizio dello SMI, di dare la giusta risposta in situazioni che richiedono prontezza di decisione e massima operatività. Speriamo che un evento così drammaticamente bello faccia capire a chi di dovere che la salute è un bene da tutelare, senza se e senza ma, costi quel che costi dal punto di vista economico. Se poi, aggiunge Ferrari, il concetto non verrà preso nella giusta considerazione, noi tutti ce ne faremo una ragione, ma nessuno può o potrà impedirci di godere dell'arrivo della piccola Janet. Lamezia, poco personale al centralino dell'ospedale, telefonate dirottate, asseverato. A causa della gravissima carenza di personale, l'ASP dispone il trasferimento delle chiamate al centralino dell'ospedale Giovanni Paolo II e quello di Soverato durante i turni festivi e notturni. Tale soluzione, spiegano dall'ASP, può avere carattere solo temporaneo e senza garanzia di efficacia, attesa la non conoscenza della realtà ospedaliera lametina da parte degli operatori del centralino di Soverato, oltre a creare inevitabili disagi all'attività sanitaria ospedaliere, per poi aggiungere la gravità delle situazioni fin qui rappresentata, ha ormai assunto a pieno titolo la connotazione di particolare valore sociale, essendone coinvolte le unità operative ospedaliere e l'utenza tutta. Tenuto conto dell'altissimo rischio di inficiare le comunicazioni nelle emergenze notturne. Nel contempo, l'azienda, al fine di ridurre al minimo i tempi di chiusura del centralino, nelle more dell'avvio di una procedura di reclutamento di operatori tecnici centralinisti normovedenti e dotati di idoneità psicofisica a svolgere turni festivi e notturni, è necessario e urgente sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Indetta così una manifestazione di interesse, con scadenza tra 10 giorni, per garantire i turni notturni dalle 20 alle 8, nei giorni in cui il centralino risulti totalmente scoperto per 3 mesi, rinnovabili per ulteriori 3 mesi. Il gruppo del PD, i posti letto in più sono il frutto del gioco delle tre carte e le reti ospedaliere, e ferma ai tempi di scura. Occhiuto riferisca in consiglio. Chissà se la struttura commissariale della Sanità di Calabria è al corrente che il Ministero sta per cambiare il DM70, il vecchio impianto normativo su cui si basa l'organizzazione delle reti ospedaliere. È stata già nominata la commissione tecnica per far questo, eppure proprio negli ultimi giorni il commissario alla Sanità ha presentato in pompa magna la nuova rete ospedaliera e territoriale. Di nuovo però può esserci davvero ben poco perché il DM70 è già preistoria e sta per essere cambiato e la rete ospedaliera di Occhiuto non può che ricalcare a tratti in fotocopia l'ultima possibile, e cioè quella di Scura. Così in una nota il gruppo PD in consiglio regionale.
Niente di nuovo quindi sotto il sole, continua il gruppo PD, per non dire dei posti letto spostati da una parte e infilati in un'altra, un po' come avviene nel gioco delle tre carte. I posti letto c'erano già prima, una parte di questi inattivabili per mancanza di personale. Ora che sulla carta aumenta una parità però di personale, come andrà a finire? Crescerà l'elenco dei posti letto fantasma e senza medici? A ben vedere e senza farsi assalire dal pregiudizio, ci sembra tutto un po' surreale. Gli spazi degli ospedali sono sempre gli stessi, quindi dal punto di vista logistico sempre con gli stessi problemi. In questo senso anche l'annunciazione dell'apertura degli ospedali di Trebisaccia e Praia è un film già visto. Erano già aperti e composti peraltro assegnati anni fa da urbani. Quanto ai posti letto di terapia intensiva, continua il gruppo PD, la struttura commissariale anche qui è stata costretta a ricopiare quelli previsti dal DCA 91 del 2020, inseriti nella rete ospedaliera Covid, perché è in vigore sempre la stessa norma. Sono quei posti di terapia intensiva finanziati dal Ministero della Salute, con l'allora commissario nazionale Arcuri, che ha fatto già le gare ed appaltato i lavori. Semmai, e qui veniamo a qualche barlume di novità, ma niente affatto positiva, in questa rete ospedaliera è stata tolta anche l'unità operativa complessa e un po' di unità operative semplici alle altre aziende sanitarie per darle ad azienda zero. Peraltro, utilizzando calcoli errati tanto per le unità semplici che per quelle complesse. Ecco, questo sì che è un film non visto fin qui. Per tutto il resto, conclude il gruppo PD in Consiglio regionale, una pellicola ben nota ai calabresi ed ecco perché chiediamo che il commissario Occhiuto riferisca al più presto in Consiglio regionale perché sulla sanità e sulla salute ha sempre sostenuto chi si sarebbe giocato le principali partite del suo governo. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Il presidente Mancuso incontra il rettore della Bocconi, Billari, apprezzamento per la decisione UE sulla ZES unica per il Mezzogiorno. Considero positivamente la proposta di trasformare le attuali 8 zone ad economia speciale in un'unica macroarea del Sud. È interessante l'approccio olistico dell'Europa per fare massa critica. Nelle sfide globali è necessario unire le forze con una visione di sistema, considerando che occorre essere competitivi non tra di noi, ma con parti del mondo economicamente avanzate e tecnologicamente all'avanguardia. Realizzando tutto questo, il Sud ha la fondamentale possibilità di presentarsi compatto, aumentando così la propria attrattività. È quanto ha detto il magnifico rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari, nel corso di un cordiale incontro tenutosi a Palazzo Campanella con il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, e il consigliere Antonio Billari. Ad avviso del presidente Mancuso, il parere positivo della commissaria Unione Europea per la concorrenza, Margrethe Vestager, all'unificazione delle ZES è un'ottima notizia per le regioni del Sud e della Calabria. Va dato atto al ministro Fitto e al governo guidato da Giorgia Meloni di aver intrapreso una strada positiva nel percorso di riduzione dei gap di cui soffre il Mezzogiorno. Il professore Billari, ringraziando il presidente Mancuso per l'ospitalità, si è detto fortemente emozionato di ritornare nella sua terra d'origine, la Calabria. Sul sistema universitario, ha aggiunto, è fondamentale che sia coeso e solido perché le zone di successo nella competizione mondiale hanno delle forti università e delle condizioni economiche privilegiate. Dobbiamo fare sistema, non si può andare verso il particolare. Il consigliere Billari ha commentato durante l'incontro con un accademico del curriculum prestigioso di una delle più ragguardevoli università d'Europa. Ci siamo intrattenuti su alcune delle criticità segnalate più volte dal professore Billari, denatalità e desertificazione demografica che affliggono l'Italia e la Calabria e incidono anche sulla qualità di talenti di cui il Paese e il Mezzogiorno hanno necessità per fronteggiare le sfide della transizione digitale ed ecologica. Il presidente Mancuso, a conclusione della conversazione, ha donato al professore Billari il volume Terzo Regno, presentato all'ultima edizione del Salone del Libro di Torino. È un libro fotografico, ha spiegato, che si avvale di 5 scritti specialistici su 5 giganti della cultura mondiale pitagorica, Cassiodoro, Gioacchino da Fiore, Telesio e Campanella. Un volume che invita ad andare oltre gli stereotipi e i pregiudizi sulla Calabria e a guardare con l'attuazione dovuta al suo millenario patrimonio di civiltà e alle innovative proposte culturali dei nostri giorni. Lamezia, un tavolo di confronto tra i vertici generali e la consigliera nazionale Samantha Merlo per supportare la parità salariale di genere.
Il fenomeno è comunemente conosciuto come gender pay gap, espressione che indica la discriminazione salariale di genere. Con la crisi provocata dal Covid-19 si è intensificato e nonostante gli avvertimenti della Commissione europea all'Italia, la politica continua a trascurare il problema. A farsene carico da tempo è la WILTUX, sindacato di categoria della WIL, che rappresenta i lavoratori del terziario, turismo, commercio e servizi, che ha realizzato alla Mezzia Terme un incontro tra la segreteria nazionale, Samantha Merlo, e le segreterie regionali e territoriali calabresi per spingere sulle proposte pensate per risolvere il problema. L'Italia è indietro rispetto ad altre nazioni europee e la nostra regione non fa eccezione, spiega la segretaria regionale WILTUX Calabria Caterina Fulciniti. Da tempo il nostro sindacato vuol farsi carico del problema, tracciando le strategie per farlo emergere ed eliminarlo. Abbiamo accolto alla Mezzia Terme la nostra segretaria nazionale, Samantha Merlo, per aprire un confronto sulle politiche di genere, che come per altre criticità rimangono ancorate a fattori culturali da destrutturare. Le disparità passano non solo dalle opportunità lavorative e dagli inquadramenti contrattuali, ma anche dalle retribuzioni, che spesso sono differenti anche a parità dei ruoli apicali. Un problema serio che il nostro sindacato più di altri ha il dovere di risolvere, considerando che più della metà dei nostri lavoratori sono donne. Quanto il sindacato si è impegnato nell'obiettivo è esplicitato nella richiesta decisa di introdurre un garante delle parità per vigilare su trasparenza salariale, discriminazioni e violenze di genere. Partiamo dal presupposto, spiega la segretaria nazionale WILTUX Samantha Merlo, che il 68% della popolazione dei nostri lavoratori è donna. I nostri settori ad occupazione prevalentemente femminile, spesso le donne all'interno dei settori del turismo, commercio e servizio, sono legate al tema del lavoro povero, perché spesso i loro impegni sono part-time, con retribuzioni molto ridotte. Questo ci porta a impegnarci per fare in modo che il divario salariale di genere venga colmato. Ci sono politiche da attivare e riguardano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la trasparenza salariale, su cui si è cercato di spingere con strumenti legislativi e contrattuali. Mi viene in mente il rapporto di genere, a cui sono soggette le imprese con più di 50 dipendenti che devono comunicare a livello biennale quella che è la fotografia aziendale, poiché la differenza salariale è data anche dal fatto che le donne difficilmente riescono ad arrivare a ruoli apicali. E abbiamo contezza del fatto che nel nostro paese, se questo avviene, le donne sono pagate comunque meno degli uomini, anche a parità di ruoli. In un panorama già fortemente penalizzante per le donne, poi registriamo i dati ancora più gravi relativi alla violenza di genere, anche sui luoghi di lavoro. Per WILTUX quello che è stato fatto finora non basta, anche in virtù di una nuova direttiva assorbita nel nostro regolamento a marzo 2023. Per cui non è sufficiente conoscere la quantità di donne e uomini impiegati in un'azienda, ma quale retribuzione di fatto venga loro riconosciuta. Pensiamo che il divario retributivo, anche nei ruoli apicali, passi dalla contrattazione individuale perché se il contratto collettivo nazionale stabilisce una paga, che è quella nazionale e quindi uguale per tutti i generi, a livello apicale esiste un sistema di contraddizione individuale che incide fortemente sul divario salariale. Siamo sicuri che a livello di quadri e di primi livelli ci siano uomini che percepiscono dei super minimi che alzano la retribuzione dell'uomo rispetto alla donna. Per questo stiamo chiedendo che nei contratti di rinnovo, che sono la maggior parte di quelli che riguardano i nostri settori, possa essere evidenziata nei rapporti di lavoro biennali anche la retribuzione di fatto. Abbiamo per questo rilanciato a livello nazionale l'introduzione di una figura di rappresentanza del garante delle parità, che ha una rappresentanza votata da lavoratori e lavoratrici all'interno di aziende con più 50 dipendenti, che possa vigilare su delle politiche di attuazione che parte delle imprese su trasparenza salariale e sui temi legati alla violenza a tutto tondo. Tartarughe nel giardino di casa, sequestrati 23 esemplari a Cirò. Aveva realizzato una sorta di allevamento abusivo di tartarughe, tenendo nella propria proprietà 23 esemplari di due specie, ma è stato scoperto dai carabinieri forestali di Cirò che lo hanno denunciato per violazioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali, nonché in materia di prevenzione circa l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive. Gli esemplari sono stati sequestrati e consegnati al Centro Recupero Animali Selvatici di Catanzaro per la reimmissione in natura.
Nel corso del controllo i militari hanno trovato 16 esemplari di Testudo hermanni, tartarughe di terra, specie sottoposta a particolari misure circa l'importazione e il commercio in ambito comunitario, e 7 esemplari di Trachemys scripta, una tartaruga palustre di origine statunitense. Gli esemplari erano tenuti all'interno di una vasca in calcestruzzo e in alcuni recinti metallici e non erano corredati di nessuna certificazione o documentazione che ne attestasse la lecita detenzione. I bambini e il mare alleccidono una statua del dio Nettuno alla città di Soverato. A Soverato ha partecipato all'incontro I bambini e il mare organizzato in piazza Nettuno a ridosso del lungomare dal FLAG Dionio 2, ente di cui sono presidente da 6 anni, e dal comune di Soverato. Un evento che ha visto la partecipazione di moltissime famiglie della città e del comprensorio e che aveva principalmente l'obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle importanti tematiche relative alla tutela e alla salvaguardia del mare e delle specie marine. Si tratta di temi che mi stanno particolarmente a cuore e su cui abbiamo puntato in maniera decisa nella progettazione delle attività del FLAGSIN dai primi mesi della mia nomina. L'evento di Soverato è stato impostato come una sorta di racconto, lontano da argomentazioni troppo didattiche e noiose, proprio per catturare l'attenzione dei più piccoli, appassionarli grazie anche alla partecipazione di biologi esperti della fauna marina e della Scuola Italiana dei Cani da Salvataggio. I tanti bambini presenti hanno risposto con entusiasmo e allegria, decretando il grande successo della manifestazione. Nell'occasione ho voluto anche donare alla città di Soverato una statua del dio Nettuno, che è stata posizionata all'interno della fontana presente nella piazza che ha ospitato l'evento. In effetti, fino agli inizi degli anni Ottanta, in questa piazza, denominata appunto Piazza Nettuno, era presente una statuetta del dio del mare. Secondo la leggenda che circola in città, soprattutto tra i meno giovani, quella statuetta era andata persa durante alcuni lavori di restauro e sarebbe oggi posizionata nella fontana del giardino privato di un rappresentante politico dell'epoca. Già da sindaco avevo in mente di rimediare a questo, ma negli anni scorsi abbiamo sempre pensato come amministrazione di destinare le risorse limitate della cassa comunali a ben altre urgenze. Da consigliere regionale, in accordo con l'attuale sindaco Daniele Vacca, ho voluto restituire alla comunità questo simbolo e da oggi Nettuno tornerà al centro di questa storica piazza, di fronte al bellissimo mare di Soverato. Procopio e Tassone, Santa Maria abbandonata, Serra continua ad arretrare per colpa dell'amministrazione. Località Santa Maria del Bosco rappresenta il cuore della spiritualità bruniana ed un forte attrattore in termini turistici e proprio per questo merita di essere promossa e valorizzata. Purtroppo siamo costretti a segnalare che non solo questo non avviene, ma addirittura che coloro che una volta si ergevano a paladini dei luoghi santi, oggi che sono amministratori se ne dimenticano lasciandoli senza cura tra le proteste dei visitatori e degli operatori commerciali. I consiglieri del PD, Antonio Procopio e Luigi Tassone, criticano severamente l'amministrazione comunale, considerata distratta e impreparata, oltre che incoerente rispetto ai propri programmi. La gestione dell'area picnic, sostengono gli esponenti di opposizione, rimane impantanata nelle stanze municipali, con ritardi abissali rispetto all'avvio della stagione estiva. Lo stato di evidente incuria lascia perplessi i turisti che giungono in loco, che peraltro non possono nemmeno usufruire dei servizi igienici, se non dietro gentile concessione dei privati. Nulla si sa su come possa funzionare il sistema dei parcheggi. Alla faccia della tanto stentata programmazione, qui siamo anni luce indietro rispetto alle amministrazioni dei decenni precedenti. I rappresentanti di minoranza affermano che questa confusione amministrativa, ormai marchio di fabbrica dell'amministrazione Barillari, provoca danni in termini materiali e di immagine alla nostra cittadina, che è sì cambiata, ma decisamente in peggio. Siamo d'accordo, concludono Procopio e Tassone, sul fatto che Serra debba essere promossa prima di tutto dai serresi, ma non possiamo tacere di fronte ad un vistoso arretramento amministrativo che causa disagi e perdite di credibilità per l'intera cittadina. Squillace si conferma bandiera verde. Si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Verde, un riconoscimento promosso e gestito dalla Società Nazionale di Pediatria sulla base di rigorosi parametri ambientali ed organizzativi delle spiagge italiane. Questo ambito vessillo è diventato nel corso degli anni un vero e proprio bollino di certificazione a tutela dei diritti alla vacanza di qualità dei bambini e delle famiglie con bambini. Fra le 20 località della Calabria assegnatarie del vessillo dei pediatri, per il sesto anno consecutivo rientra la città di Squillace.
A ritirare la bandiera verde 2023 erano presenti l'assessore alla programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia, e l'assessore allo sport e all'istruzione, l'avvocato Mariella Trombetta. La consegna delle bandiere verdi ai sindaci e agli amministratori comunali delle 154 località italiane selezionate è stata preceduta da un interessante convegno scientifico internazionale sul tema Sport in spiaggia in sicurezza. L'evento scientifico è stato patrocinato dal Ministero della Salute e ha avuto insigni relatori, tra cui diversi pediatri, universitari e ospedalieri. Il momento della consegna della bandiera verde, precisa l'assessore al turismo Franco Caccia, è particolarmente emozionante, non solo perché potenziamo la capacità attrattiva della nostra località, ma soprattutto perché rinnoviamo un impegno verso la tutela della salute dei più piccoli. Il nostro impegno, come dimostrano le recenti manifestazioni sportive nazionali tenute sul nostro lungomare, in cui sono state condivise con gli organizzatori delle attività rivolte in maniera esclusiva ai più piccoli, è quello di aumentare l'offerta dei servizi ed opportunità per il benessere dei bambini. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'assessore allo sport Mariella Trombetta, la quale nel suo intervento ha evidenziato il recente ed importante risultato ottenuto dalla città di Squillace. Tra i pochi comuni destinatari di risorse regionali da impiegare per mense scolastiche e biologiche. È questo un risultato di cui andiamo orgogliosi, in quanto consente ai nostri bambini di mangiare prodotti a chilometro zero, avere cura di seguire un regime alimentare sano e fatto non secondario, di sostenere le aziende agricole del territorio. Le spiagge bianche di Squillace sono quindi pronte per accogliere i bambini, offrire loro, attraverso i lidi e le attività imprenditoriali presenti, con servizi di animazione, divertimento e gastronomia su misura. Intanto si preparano altre iniziative, fra cui l'apertura nelle prossime settimane dei centri estivi per l'aggregazione, il gioco e lo sviluppo creativo dei minori. Premiata la regione, 17enne di Amaroni, tra le eccellenze scolastiche. Tra gli studenti premiati durante la giornata delle eccellenze scolastiche svoltesi alla cittadella regionale su iniziativa della Regione Calabria, un riconoscimento è stato ottenuto da una ragazza di Amaroni. Si tratta di Barbara Anzellotti, 17 anni, che frequenta il Liceo delle Scienze Umane dell'Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana. L'iniziativa, riferita all'anno scolastico 2022-2023, è stata fortemente voluta dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dalla Vicepresidente con delega all'istruzione Giusy Princi, per riconoscere quegli studenti che, distinguendosi nelle competizioni più prestigiose di carattere nazionale e internazionale, hanno dato lustro alla loro istituzione scolastica, ma anche all'intera regione, dimostrando che la Calabria è ricca di talenti che devono essere coltivati e incoraggiati affinché gli studenti meritevoli continuino ad investire in studio e formazione. Barbara e i suoi compagni del terzo liceo hanno partecipato di recente al concorso nazionale Let's Go, educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia, allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di cittadinanza, organizzato dall'ANM e dal Ministero, conquistando il podio. Festival internazionale del cinema Mendicino Corto. Dopo il successo della prima serata, all'insegna della mostra antologica su Massimo Troisi, in occasione dei suoi 70 anni dalla nascita e la consegna dei premi speciali intitolati a Totò Troisi, Proietti, Ennio Morricone, Giacomo Battaglia e Totonno Chiappetta, i quali sono andati in sequenza all'attore Davide Carpino, Michele Fazzitta, Francesco Antonelli, Francesco Perri, Gigi Miseferi, Angela Battaglia, la famiglia Chiappetta, l'attore Salvatore Puntillo, l'attore Antonio Filippelli ed il signore Federico Morabito. Il successo è continuato il giorno successivo, è continuato con la serata di gala con la consegna dei Ciak di Calabria, che sono andati all'attore catanzarese Eugenio Masciari, al regista Massimo Ivan Falsetta, all'attore Saverio Malara, al direttore di fotografia operatore macchina Demetrio Caracciolo e al sindaco di Monterosso Calabro per il suo impegno nel promuovere cinema nel suo territorio. La serata è proseguita con la premiazione dei corti in concorso suddivisi per le varie sezioni. Per la sezione San Francesco di Paola il premio è andato al docufilm La quarta regola del regista Luigi Venezia, prodotto da Gianluca Gargano, e al corto L'ombra di Michelangelo, tratto dal libro di Don Enzo Gabrielli e prodotto da Ermanno Reda, con la regia di Marco Martire e Gianfranco Confessore.
Per la sezione Storie di Calabria il premio è andato al film Grido di Libertà del regista Angelo Antonucci, menzioni speciali per il sociale ai corti, Il seme della speranza di Nando Morra e al corto Esisto ma non vivo di Marco Martire. Il premio come migliore protagonista è andato all'attore Davide Carpino. Per il mediometraggio il premio è andato al film Rosso Malpelo del regista Crivaro, mentre per la sezione thriller il riconoscimento al regista Mariano Pistella. Per il corto La strada nel buio. Un premio fuori concorso è andato al corto Rughe del regista Paparazzo e il premio per la critica al regista Enzo Carone per il corto Amelia e all'attrice Francesca Pecora come protagonista. Il vincitore assoluto di questa 17ª edizione è stato il corto Al di là del mare del regista Massimo Ivan Falsetta, protagonista Costantino Comito, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Haber. C'è da sottolineare che l'attore Comito era in concorso con 6 cortometraggi, di cui 3 in finale e 1 vincitore, ed inoltre presidente di giuria dalla 10ª edizione del concorso Miss Cinema, che si è svolto all'interno del festival in collaborazione con l'Accademia New Style di Franca Trozzo. Mi ho come migliore attrice protagonista Francesca Pecora. Vado io a prenderla questa meravigliosa, vieni bella, Consegna. Vieni. Eccola qua accanto al tuo regista. Ci vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza? Graderei la presenza di Eugenio Piovosa per un riconoscimento. Ci hai spiegato. Certo. Il Corto Mendicino Festival, così. Anche per me, buonasera a tutti. Grazie tanto per. No, è stata l'occasione, ha detto, forse venga a pensare, no, il mio lavoro non è difficilissimo, nel senso ci vuole un po' di occhio, un po' di esperienza. Io ho cominciato quando avevo 20 anni, adesso sono 40. Grazie. E niente. La nostra mitologica, vieni, sbaciucchiatela, vai, vai. E vai, continua, lupo. Ma mio niente. Vincitore allora assoluto della 17ª edizione del festival è Rodio Massimo Ivan Falsetta con il traggio Al di là del mare. Consegna il premio Natascia Lavalle, presidente associazione Centro Studi Don Ciccio Salvino di Mendicino. Lo sapevo io che ci saremmo rivisti. Ti lascio il microfono. Guarda che anch'io però ho messo Costantino al comito. Sì. Allora, sono veramente emozionato perché comunque vincere una 17ª edizione di un festival è qualcosa di bello e di importante, quindi l'ho già fatto prima, ma mi è doveroso allargare i ringraziamenti perché qua ci sono io a rappresentare il produttore e il regista, però dietro di me c'è una troupe, c'è un cast, c'è chi ha contribuito a finanziare questo lavoro, quindi i coproduttori che ringrazio calorosamente, c'è la Film Commission Calabria che è anche partner di questo lavoro, quindi c'è tanto lavoro dietro, c'è l'accoglienza, c'è la voglia di raccontare un dramma, perché poi alla fine dare questo premio, perché di fronte a questi argomenti Natascia, anche se c'è tuo marito, puoi baciare il premiato senza esagerare, no? Io no, io stasera sono soltanto un così un ambasciatore e mandiamo il ragazzi. Vieni a prenderti, vieni a prenderti questo premio. 10. Manuele, ecco, beh, insomma, godetevi anche Manuele. E ha vinto la signora
Signore.